garanzia o di continuità. Vuol dire, facendo un esempio, che se un giovane lavora 7 mesi all'anno perché è precario per gli altri mesi, deve avere un sostegno sia sui contributi sia sul salario. La stessa cosa riguarda il disoccupato da tanto tempo e che non trova lavoro. Questo ovviamente deve essere vincolato alla disponibilità a lavorare, a informarsi e a iscriversi ai centri per l'impiego. Ed ora siamo all'ultima notizia che riguarda proprio la condizione sociale degli italiani, considerato appunto i colpi della crisi. Bambini, adolescenti e donne sono queste le categorie che nel nostro paese, molto di più degli altri stati europei e del mondo, rischiano di subire fortemente l'esclusione sociale, di essere maggiormente esposta al rischio di povertà rispetto ai maschi adulti. Nella classifica stilata quest'anno dal We World Index 2018, l'Italia è fanalino di coda tra i paesi europei per l'inclusione, perdendo rispetto agli anni precedenti ben 9 postazioni. È 27esima su 171 paesi, mentre era 18esima su 167 nel 2015. Anche rispetto al gruppo del G20, l'Italia è tra i 6 paesi con la performance peggiore. Bene, è tutto per il nostro appuntamento con le notizie e noi adesso andiamo in una breve pausa musicale, ci risentiamo più tardi. Crowd of emotions stumbling all around my heart. It must mean that you're near me, 'cause I can breathe, breathe you like you start. I'd give you everything, I'd take you anywhere you'd ever want to go. Just tell me what it takes to make you mine. But all my past keeps on fading. Say that you're here to stay. Baby, don't ever take this love from me. I feel this flood all around me. I'm drifting through a whole new life, where all I want is to have you. And you are, you're my reason why. I'd give you everything, I'd take you anywhere you'd ever want to go. Just tell me what it takes to make you mine. 'Cause all this time I've been waiting, waiting my life to feel. Baby, you love is real. Keeps on fading. Say that you're here to stay. Baby, don't ever take this love from me. All this time I've been waiting, waiting my life to feel. Baby, your love is real. But all my past keeps on fading. Say that you're here to stay. Baby, don't ever take this love from me. Keeps on fading. Say that you're here to stay. Baby, don't ever take this love from me. All this time I've been waiting, waiting my life to feel. Baby, your love is real. But all my past keeps on fading. Say that you're here to stay. Baby, don't ever take this love from me. Baby, don't ever.
Sì, stamattina grande ritardo, sono le 10:58 minuti e 30 secondi in questo momento qui dagli studi di Radio Rete Edicole. Grande ritardo e anche un palinsesto un po' stravolto, devo dire, ma ogni tanto capita, la sapete che stiamo praticamente traslocando, facendo una trasformazione di questa radio che continua il suo percorso e adesso che c'è da saltare l'ostacolo chiaramente viene fuori qualche piccolo problema, però che abbiamo subito affrontato. Allora, noi andiamo avanti con il palinsesto così come l'avete trovato scritto nei titoli. Stamattina l'intervista a Giuliano Barbieri, segretario del Sinagi di Modena, che ci dà un po' l'aggiornamento sulla situazione delle edicole e del sindacato in quella provincia. Ci sono delle notizie positive, ogni tanto non fanno male. E poi a seguire, subito dopo a seguire, l'intervista ad Amilcare Digiuni. Dunque, Amilcare Digiuni, come molti di voi sanno, ha seguito il tavolo FIEG, quello tecnico sull'adeguamento del testo dell'accordo nazionale con la nuova legge sull'editoria, e quindi ci dirà appunto qual è stato l'esito di questo tavolo, che ha chiuso i suoi lavori martedì scorso, se non vado errato. Bene, allora ancora una brevissima pausa musicale, poi torniamo in onda con l'intervista a Giuliano Barbieri. And so, is this the end? The culmination of all of our yesterdays? A permanent break to the age of the wheel? We ask for judgment. Well, here it is. Summed up in the fears of a long ago mathematical equation. Fact, within the next 2 hours and 17 somewhat minutes, humankind may become the unwelcome memories of a merciless god. Where will you be when the hands of time test their ultimate fate? And so it was, and so it's been, and so it passes. Hourglass is frozen, it's been written by the elders, for warning those who cannot learn and pray, losing not drunk. So I've been chosen in the ancient skies to take the sex of this world where they never been, like a fallen cherubim bringing the terror in. Booming systems tuning in the pirate frequencies, terror firmer seas, averse polarities, west and east. Rest in peace to the western seas, in the eastern skies been in jeopardy. Terror is a threat to threes, so the missus to mash past the prophecy. Yeah, this beyond the scheme of man's monopoly. Trust, you ain't seen crunk before this. 33 in 1/3 orbits, the calm before the storm hits. Live performance, and we touring with the four horsemen's endorsements. We marching through the stupendous doom. Feel the earth shake and vacate the boom. Party like December 2, September 1, 2, and 3, your hands up when the sun eclipses the moon. Boom, we dancing through the stupendous doom. Prophecy fulfilled, get back and make room. Party like December 2, September 1, 2, when the clock stops, we'll still rock till time's through. And so it goes, and so it will be. Dusted over karma with a breeze, 40 below, lose sight, burnt stars. Like bridges with our roads to cross and ends meet. Advisors, televisors, while our last hours are passing by us. Verse them, we seek shelter and all them do is deny us. Who amongst you can eye us and curse the whole of our existence? The hands of time, they tick slow. We march through streets and remain with no quarter. They can't stop how we was brought up. Indulging chaos and won't stop till we caught up. We keep them raised high on two souls well. We gon' raise some hell before it's all said and done. We at the tops of mountains like the ancients. We'll burn offerings, but they ain't taking what I'm offering. Boom, we want to do this again to doom. Feel the earth shake and vacate the boom. Party like December 2, September 1, 2, and 3, your hands up when the sun eclipses the moon. Boom, we dancing through the stupendous doom. Prophecy fulfilled, get back and make room. Party like December 2, September 1, 2, when the clock stops, we'll still rock till time's through. Down.
December 2, December 1, you would throw your hands up when the sun eclipsed the moon. Ooh, we dancing through this impending doom. Prophecy fulfilled, get back and make room. Party like December 2, December 1, 2, when the clock stops, we'll still rock till time's through. Rock till time's through. Rock. Bene, allora siamo in collegamento con Giuliano Barbieri, che è segretario del Sinagi di Modena, anzi neo segretario, perché a rigore formale è stato eletto nel corso dell'ultimo congresso, ma di questo parleremo dopo. Innanzitutto buongiorno, buongiorno Giuliano. Ciao Fabio e ciao a tutti i ricorrenti, di mare e di terra. Di mare e di terra, appunto. Bella questa. No, Giuliano, io volevo in realtà cominciare da una cosa amena, ma molto importante, anche per gli edicolanti, se proprio vogliamo, e cioè dal dialetto. Ieri, in collegamento con il nostro amico Dario Spini, abbiamo appunto parlato del dialetto bresciano, che, a dirti la verità, guarda, dal mio punto di vista lo capisco meglio di quello modenese. Quello modenese è proprio un incrocio di culture e di lingue che vengono da tutta Europa. Io questo non l'avevo scoperto fino a quando tu non mi hai fatto conoscere un poeta anziano del luogo. Anzi, se lo dovessi incontrare, ti prego di salutarmelo. È davvero stupefacente, no? Non credi? Assolutamente sì. Quello poi era un dialetto veramente molto diverso anche da quello di Modena. Quello era di San Martino in Spino, un piccolo paesino all'incrocio tra Mantova, Modena, Ferrara. E quando i tempi c'erano le nebbie che duravano mesi, erano veramente un posto isolato dal mondo, quindi addirittura un dialetto proprio particolare. Certo, tu hai qualche esperienza in merito, cioè com'è oggi la situazione? Per esempio i giornalai che appunto sono a contatto proprio col popolo e soprattutto con quelli più anziani, lo maneggiano ancora il dialetto? Si sta sostituendo una classe, diciamo, di giornalai più vicini alla lingua italiana? Certamente quando entrano i giovani il dialetto un po' meno lo sanno un po' meno. Certo. Quindi i vecchi come me, io lo usavo molto, con le persone anziane spiegano proprio tutta la trattativa e i discorsi in dialetto, perché insomma è la lingua, insomma. Certo, certo. Allora, veniamo alle questioni sindacali. Hai da poco chiuso il congresso, farai tra l'altro, ho saputo, un'altra assemblea prima di andare a Palermo. Insomma, il quadro, nonostante la situazione molto difficile,